Oggi mi voglio arrampicare sulla sedia. Buongiorno. Allora, questo esercizio è un esercizio, come dice mia moglie, di livello 10. È rappresentativo per chi ancora non ha capito cos'è l'arrampicata e cosa può fare l'arrampicata nell'approccio mentale anche oltre l'arrampicata stessa, quindi oltre andare in montagna, oltre andare in parete, quindi come ci può aiutare anche nell'affrontare le situazioni normali, tra virgolette. Prendere una sedia abbastanza pesante e solida. Allora, due mani, metto il piede sul bordo, in questa posizione qua, porto il sedere appoggiato sul ginocchio, mando avanti il ginocchio, metto l'altro piede ed eccomi qua. Torno indietro e scendo. Ok, allora, qui si tratta proprio l'idea dell'arrampicata. L'idea dell'arrampicata è trovare soluzioni per rendere una cosa apparentemente difficile fattibile. Non solo fattibile, ma anche un concetto di sostenibilità. Tutti gli arrampicatori e molti dicono: vabbè, ma fai fatica, o si fa fatica, o mi manca la continuità, quindi nel senso dice la resistenza. Per questo, da cosa dipende? Da questo concetto qua. Cioè, io devo trovare il modo di fare l'esercizio senza fare fatica, e quindi elaborare, comprendere i movimenti, analizzarli, comprenderli, isolarli e risolverli. Risolverli vuol dire non farli, ma senza utilizzare la fatica. In questa maniera io tutelo le mie energie e mi avanzeranno per i passaggi seguenti. Lo ripetiamo. Metto due mani, metto il piede, notare, uno dice devo salire sulla sedia, notare questo. Io metto il piede, ma in realtà io scendo sopra. Ok? Quello che istintivamente mi verrà da fare è quello di spingere sulle gambe, ma evidentemente non lo faccio perché sennò cadrei. Quindi io non spingo sulle gambe, mantengo la postura eretta piegando le gambe, in questa maniera qua. Per arrivare a questo livello 10, per arrivare alla consapevolezza del corpo, io devo prima fare, riuscire a muovermi, rimanendo fermo, senza alterare l'asse, riuscire ad avere la scioltezza articolare che mi possa permettere questi movimenti qua e mantenere contemporaneamente l'asse della schiena. Quindi scioltezza del bacino, scioltezza della gamba, scioltezza della caviglia, scioltezza anche del piede per mantenere l'appoggio e non balla e si scende. Quindi per arrivare a questo, come per fare le grandi difficoltà, uno ha bisogno di comprendere ogni singolo movimento e avere percezione, quindi è una pratica costante di studio del proprio movimento e della percezione che ne deriva, la percezione del movimento stesso. Quindi tutti gli esercizi che io propongo, che sto proponendo in questi giorni, sono per arrivare a questo livello qua. Quindi rimanere agili, l'agilità è quello che ti permette il movimento migliore, la scioltezza, la fluidità. E questo è un concetto di comprensione. Chi arrampica, diciamo a medio-basso livello, è, tra virgolette, governato dalla paura. Ed è la paura stessa se non interpretata bene, se non mandi l'attenzione appunto sulle priorità, non possiamo riuscire a risolvere a risolvere ciò che è necessario fare per te, per noi. L'arrampicata è un concetto di efficienza. Solo quando tu comprendi l'efficienza e la sostenibilità potrai riuscire a fare grandi e alti livelli. Ma questo è un discorso che ti porta a porre le attenzioni sulle priorità, quindi sui singoli frammenti di ogni cosa, analizzare per riuscire ad ottenere. Quindi non è uno stravolgimento della propria vita, ma è riuscire a comprendere tu in questo momento cosa puoi fare per migliorare la tua condizione di poco. Nell'arrampicata le grandi vie si fanno risolvendo i singoli passaggi, comprendendoli.
praticandoli. Non è che uno la mattina si sveglia e fa il grado o la difficoltà eclatante per diventare più forte del mondo. Si va step by step ed è quello che ti premia sempre, è la costanza. La costanza viene data dalla fruibilità di quello che tu ti proponi di fare. E quindi se tu ti rendi le cose semplici, graduali, potrai riuscire a fare andare sempre in miglioramento. In giapponese questo pensiero è detto Kaizen, lento e progressivo miglioramento. In italiano io ti dico lento e progressivo miglioramento, sì, ma miglioramento generale, non verso un obiettivo, ma verso la percezione del sé. Questo è il messaggio, secondo me, che potrebbe dare l'arrampicata, cioè il gioire di quello che stai facendo. Liberarti e trasformare le paure in consapevolezza, nello stare attento in quello che tu stai facendo. Quello che io posso fare in questo momento è quello di darti degli esercizi da fare a casa in maniera tale che potranno sviluppare il tuo movimento, la tua idea di movimento che ti farà ascendere, quindi salire, migliorarti nella tua disinvoltura del gesto, nella tua libera manifestazione per eliminare tutte le tensioni. Grazie, alla prossima.